Oh, non c'è cosa più divina che registrare la mattina. Forse. Mi sono svegliato da tipo 5 minuti, quindi un video reaction era l'unico video che potevo fare per i neuroni attivi in questo momento. E salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi a grande richiesta sono ritornato con un video reaction, infatti ho già preparato le cuffie che sono diverse, o meglio sono sempre loro, le mie fedelissime Audio Technica. Questo non è un video sponsor, ma le ho acquistate nuove perché quelle vecchie le avevo da tipo 5 anni e si stavano distruggendo intorno al mio cranio. Quindi le ho acquistate nere, peraltro nere sono molto più belle secondo me. Detto questo, come potete vedere, postazione da reaction, qui abbiamo un video sempre di Strange Parts, perché oramai è lui che ci sta finanziando il canale, perché ragazzi ormai è diventata una serie la reazione ai suoi esperimenti. Per chi non lo conoscesse, è un ragazzo che abita in Cina e che fa degli esperimenti diabolici e assurdi con il proprio iPhone. Come potete vedere, ha aggiunto il jack delle cuffie ad un iPhone 7, ha aumentato la memoria di un iPhone, tutti esperimenti che fa aprendolo e facendo cose all'interno. Io ho già pubblicato la reazione a questi video che vi ho detto e in moltissimi di voi mi avete segnalato questo video, ovvero di lui che aggiunge la ricarica wireless ad un iPhone in Cina, un iPhone che normalmente non ce l'ha, quindi prende un iPhone vecchio e ci aggiunge la ricarica wireless, quella cosa per cui tu appoggi l'iPhone su una basetta e senza fili va automaticamente in ricarica. Sono 39 minuti di video, quindi se volete il video integrale, un vero e proprio documentario sul teardown e sull'eseguire questa modifica all'iPhone, comunque io vi lascio il video originale in descrizione, vi consiglio di guardarlo. Senza perdere altro tempo, non vedo l'ora, è la prima volta che lo vedo come al solito di fare la reaction a questo video. Quindi vediamo come riuscirà ad aggiungere la ricarica wireless ad un iPhone che nativamente non la supporta. This phone I will add wireless charging to. Wow, cool. Questi video cominciano sempre con lui che va a dire a qualche cinese di turno cosa vuole fare e il cinese che gli fa: "Nah, è impossibile." E alla fine ce l'ha fatta. Ah, qui ci sono i sottotitoli per chi non capisse l'inglese. Why don't you try and add wireless charging to an older iPhone that doesn't have it? And to be honest, I've thought a lot about it. And the main reason I haven't tried it is because it sounds really hard. But recently I just got a DM on Twitter from a Chinese guy who said he has designed a kit, a PCB, to do just that. And turns out he's got a shop here in the markets. So I'm on my way over to go see him. Okay. And take a look, hopefully pick one up and give it a try myself. In Cina qualcuno ha creato una board, una PCB, un circuito che si attacca, presumo, alla batteria dell'iPhone e che poi ha una piastra di ricarica wireless che va sotto, che quindi ha lo scopo appunto di fare tutto ciò, di aggiungere la ricarica wireless ad un iPhone che non la supporta. Ma io mi chiedo, gli iPhone che non supportano la ricarica wireless, questo è un iPhone 6 per esempio, hanno il retro in alluminio e per la ricarica wireless è fondamentale avere il retro in vetro, quindi come farà a cambiare la scocca, presumo? Oh, this is it, here. Ecco, l'ho trovato. Questa è la PCB. Okay. Oh, that's very cool. This is the wireless charging pad here. So this is the back and qui a hole. Yeah. Okay. So this plugs in to what looks like the bottom flex. Okay, avete visto, si collega alla batteria. Wireless charges back here. E poi c'è una piastra appunto che va sotto. Ma è così brutto, cioè... Ah no, ok, poi ci mette una cover in vetro. Non credo metta una cover, penso che proprio sostituisca il tutto. Ah, guarda che lo prova. Ah, quindi funziona, ma ci ha fatto lo spoiler. In genere bisognava aspettare la fine per capire se funzionasse oppure no. Da quello che ho capito, lui prende l'iPhone non supportato, ci fa un buco esattamente qua al centro, dove ci andrà poi la bobina di ricarica wireless, e poi ci piazza sopra una specie di back cover in vetro, perché solo il vetro appunto permette il passaggio di energia tramite questa tecnologia. We can't use the original back is because the aluminum gets in the way of the charge. Appunto, vedete, non si può usare il back cover originale perché è di alluminio. Che calcolatore enorme. This is gonna be an adventure. Ridi, ridi, tra poco piangi. Che belli questi montaggi che fa lui tipo Art Attack quando apre gli iPhone. Solo io ci impiego un'ora e mezza. Lui in 5 secondi ha già fatto tutto.
Questo è praticamente un Yakidale dei telefoni, versione super avanzata. Ovviamente l'iPhone, per aggiungerci questa ricarica wireless, come prima cosa lo deve smontare tutto come minimo. Ah! Quello è stato l'esatto modo in cui ho fatto esplodere il mio. Vi giuro, raga, vederlo mi ha un attimo destabilizzato la vita. Cioè, guardate che casino è smontare tutto un iPhone. Guardate quante micro parti, micro coperchi esistono. Guardate che roba, questo è un iPhone completamente smontato. All right, that about does it for today. I've got it fully taken apart on my work mat here. Install the screen clips. Lui ha un'altra back cover. Praticamente lui ha proprio un'altra shell di alluminio, però con un buco per metterci la bobina di ricarica wireless. Brackets that go in the side of the case. Vedete, ora lui rimette tutti i componenti nella nuova back cover, diciamo. So the question is, where does this wireless, how does this fit? Ora ci aggiunge la bobina di ricarica wireless. Like this. There's something about bending the flex cable, and then that sits sort of like that. We are supposed to bend it, I think, along here. And then lo deve leggermente piegare per inserirlo. Io già mi sarei cagato addosso, perché con queste cose non si scherza, ragazzi. Anche questa, volendo, può fare cortocircuito. This sits here like that. And this goes in here like this, and then like that. Gotta keep that all sandwiched together while you plug. Praticamente è un qualcosa che si va a interfacciare con la batteria. Che belle unghie che hai, zio. È lo stesso principio di funzionamento, raga, dell'Ethra Flasher. Io ricordo a 14 anni che facevo i downgrade delle PlayStation 3 con l'Ethra Flasher, e c'era una PCB che si attaccava allo stesso identico modo. Ok, l'ho attaccato assieme alla batteria. Ok, è riuscito ad attaccarlo. I'm gonna throw this on a regular charger. Just see if we can charge this. Ok, allora, dopo questa piccola modifica, la ricarica col cavo funziona. Here is the real test, though. Per il momento la ricarica wireless non funziona. Ah, è solo un problema di collegamento, non fa bene contatto. Perché avete visto, appena l'ho aperto un attimo e ha spostato i cavi, è andata. That answers that question. Can you guys see that? That definitively answers whether I'm putting in a new bottom flex cable. Cioè, praticamente era rotto il cavo, il cinese gli ha dato una PCB rotta, ora ne compra un altro. Io passerei anche dall'altro cinese a tirargli il collo, poi fai tu. Hello. Let me show you. I'll show you this one. So Oh. Yeah. Yeah. Okay. Hello. Hello. Yeah. Ok. Ok. Yeah. Ah, would you? Comunque, ragazzi, proviamoci un attimo a ragionare su una cosa. In Cina, che poi mi avete corretto, mi avete detto solo a Shenzhen, cioè Shenzhen questa realtà, perché poi ovviamente dire Cina significa dire mezzo mondo. Diciamo, a Shenzhen tu vai in un negozio, già di per sé il fatto che ci siano negozi che ti vendano parti dei connettori flex è una cosa che in Italia, ma anche in America, è fantascienza pura. E tu tipo vai da un commesso, gli fai, guarda, io c'ho sto progetto di voler aggiungere la ricarica wireless a un iPhone, gli dai l'iPhone aperto, lui te lo prova, se lo prova sul suo e ti dà dei consigli su come farlo, pur non avendo mai visto fare una roba del genere. Cioè, in Italia io ero in un negozio di vestiti, c'era la commessa che doveva guardare se in magazzino avevano la taglia per me, mi ha sbuffato addosso sta quasi come se fosse colpa mia e lei non stesse facendo il suo lavoro, perché doveva fare due piani di scale, prendere il vestitino, riportarlo su e darmelo in mano. Yeka hooked me up. He hooked me up with a new wireless insert. Ehi! Hey! Siamo riusciti o meglio siamo? È riuscito? Vabbè, ora c'è tutto il timelapse fighissimo di lui che riassembla tutto l'iPhone. There is one problem with this. The back still has, you know, the hole in it. So, in the background, I asked Yeka, could we do something for the back? Just,
you know, make it a little special, a little more, you know, strange parts like. Si è fatto fare una backcover in vetro da mettere sopra questa piccola shell fatta apposta per la ricarica wireless per renderlo più carino con il logo di Strange Parts. GG, bro. Nice, I'm really pleased. Quindi usa questa piccola pellicola adesiva per appiccicarci sopra la cover in vetro. Look at that. That's è veramente cool. Bello, fra. Quando l'ha appoggiato non era andato in ricarica, secondo me il suo cuore ha avuto un arresto istantaneo. Meno male che poi è andato in ricarica. Even after me screwing around with it. Yekka, you did an amazing thing. I'm impressed. I would like to talk to you more about how this thing works. Oddio, cos'è un dama cinese? Cos'è questo gioco, ragazzi? Sono ignorante. Dato che nonostante io abbia l'autorizzazione da parte dell'autore di questo canale per caricare i video reaction sui suoi contenuti, ho pensato che comunque tirargli giù tutto il video da 40 minuti e farci una reaction sopra era veramente un po' impopolare. Quindi io mi sono fermato circa a metà video perché poi, oltre che spiegare l'effettivo funzionamento di come ha fatto a creare questa bobina di ricarica wireless per gli iPhone più vecchi, succede anche un imprevisto che poi, spoiler, riesce a risolvere. Che non sono contenuti nel mio video. Se siete curiosi di vedere cosa succede dopo, lo troverete nel video integrale, nel suo video, che vi lascerò qua sotto in descrizione. Io nel mio video vi ho fatto vedere una parte. Comunque ragazzi, veramente super complimenti ancora una volta a questo ragazzo di Strange Parts, perché ogni video che fa è una sorpresa per tutti noi. Quest'oggi abbiamo visto come è riuscito effettivamente ad aggiungere la ricarica wireless ad un iPhone che non la supporta. Se volete farlo a casa è un progettino così, ci mettete 5 minuti. A parte gli scherzi, io non penso neanche che in Italia si possa trovare l'attrezzatura, le risorse necessarie per fare una cosa del genere. E vi voglio lanciare una piccola sfida, visto che comunque ogni tanto io e lui ci siamo scritti. Provate a farmi sapere qui sotto nei commenti quale modifica figa vorreste vedere ad un iPhone, cosa vorreste aggiungerci, un qualcosa di incredibile, ovviamente in linea con quello che è possibile fare. Ovviamente non potete dirmi voglio un iPhone che faccia il caffè tutti i giorni. No, beh, quello Dio, forse lui potrebbe anche riuscirci. Però ecco, un iPhone che diventa invisibile non lo potete dire. Però veramente fatemi sapere qua sotto cosa vorreste vedere da lui, perché io non ne sono in grado, me ne tiro fuori, però magari potrei provare a proporglielo. Detto questo ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui là ti potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qua al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.